Esplode la rotta atlantica, migliaia di persone verso le Canarie. In un articolo di Rai News del 13 agosto, che riprende i dati Frontex, i flussi migratori verso l'Europa hanno subito variazioni significative nel primo semestre del 2024, evidenziando il boom della rotta canaria, con un aumento degli arrivi del 154% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita dei flussi migratori è particolarmente preoccupante, superando di gran lunga quella registrata sulle altre rotte. Questo afflusso massiccio di migranti mette sotto pressione i servizi sociali e le infrastrutture delle isole Canarie, già fragili a causa della loro insularità. Le autorità locali faticano a far fronte all'aumento degli arrivi, che richiedono ingenti risorse e una riorganizzazione dei sistemi di accoglienza. Povertà, mancanza di opportunità, tensioni sociali, instabilità politica, scarsezza di cibo sono un mix eccezionale, che favorisce l'esodo. Riguardo la rotta canaria, come detto per bocca dello stesso presidente del governo delle Canarie, si prevede l'arrivo fino a 20.000 minori migranti entro la fine dell'estate, se non si attiva un piano di emergenza. La situazione alle Canarie è grave, ma va tutto bene. I turisti arrivano, domani è Ferragosto e bisogna divertirsi, e non pensare a niente. Ma finita l'ubriacatura vacanziera, i problemi sono tutti lì, di fronte a noi, compresa la rotta canaria. Sei curioso di scoprire cosa bolle in pentola alle Canarie? Italiano alle Canarie ti tiene aggiornato in tempo reale. Segui la pagina Facebook Lego Gran Canaria e scopri per primo tutte le novità. Il link lo trovi in descrizione.